Everyone play a rule. These are your fucking business if you decide to wear that mask, nigga. Fuck, who ate you? Remember that behind the mask there is you. The only one who can judge you is you, bitch. Just be yourself. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio fottutissimo canale. È una vita che non ci si rivede qui. Come avete notato, ho creato una intro leggermente diversa rispetto a tutte le altre. Ci ho messo anima e cuore per realizzarla nel miglior modo possibile e soprattutto che mi piacesse. Perché? Perché questo, ragazzi, purtroppo vi devo dare questa notizia, è l'ultimo episodio della seconda serie di Clay. Ci saranno novità, ma non scoraggiatevi, novità positive, perché comunque ritorneremo con una nuova serie ben presto. Alcuni ritocchi, alcuni particolari, e poi ci torneremo e ci butteremo soprattutto a capofitto nella terza stagione di Clay Hairdresser. Se mi seguite su Instagram avete visto qualche spoiler, quindi avete visto magari già la grafica di quello che sarà la intro della terza stagione. Seguitemi anche su Instagram perché, ripeto, lì ogni tanto spoilerò qualcosa. Tornando un po' indietro, tornando un po' sulla intro, il beat che ho utilizzato, ecco, per la mia intro è di Trigger, anyway, Trigger Alessandro della South Squad 39. Ale, perdonami se l'ho pronunciato male, spero di averlo pronunciato bene. Comunque, se volete seguirli, e io vi consiglio di fare perché altrimenti siete dei fottuti pufu, andate nella descrizione di questo video e troverete appunto il link dove poterli seguire. Ragazzi, sono fantastici, sono la South Squad 39, un gruppo di rapper baresi con i controcoglioni, seguiteli. Comunque, tornando a noi, quello che sto facendo in questo video è un'acconciatura. Ho preso ispirazione da Ariana Grande ed è un'acconciatura che a mio parere è davvero davvero figa. È molto semplice da realizzare e alla fine sono tre manualità, anzi due. Treccia voluminosa. Come faccio a realizzarla? Semplicemente avvolgendo le sezioni al di sotto di quelle successive. Una treccia a tre capi, ovviamente inserita nel senso che la alimento ogni volta che completo un avvolgimento. Le sezioni, quando vado appunto ad alimentare la treccia, le devo prendere di all'incirca un centimetro in modo tale da creare due trecce inserite ma non troppo grandi ma neanche troppo piccole, un centimetro. Poi se le volete un po' più piccole prendete sezioni un po' più piccole, se volete sezioni una treccia un po' più grande prendete delle sezioni un po' più grandi. Una volta finita la sezione, sulle due sezioni a C, come a formare un cuoricino, nella parte alta mi sposto appunto nella parte laterale, prima a sinistra poi a destra, così come ho fatto le trecce. Vado a creare delle due code, una coda prima nella parte sinistra abbastanza stretta e vado a chiuderle con degli elastici. In questo caso ho utilizzato quelli con gli uncini che si sovrapporranno e si chiuderanno a vicenda in modo da tenere ben ferma la coda, ben salda la coda. Vado a tirarla un attimino, vado a creare un po' di tensione alla coda per cercare appunto di non perdere la trazione della coda e poi tutto ciò che rimane al di fuori lo vado ad avvolgere su se stesso, quindi a torsione, e poi l'avvolgo come a formare uno chignon, anzi non come uno chignon, lo vado ad avvolgere su se stesso, a creare uno chignon che in questo modo darà un look alla nostra acconciatura, un look un po' grunge, un po' spettinato, ecco. Poi
quanto lo volete spettinare, questo sta a voi. Io l'ho spettinato, ma neanche troppo. Una volta creato lo scignone bloccato con le forcine o le mollettine, vado a modificarne i volumi, cioè lo vado a bilanciare in modo tale che possa avere appunto uno scignon ben bilanciato nei volumi. La famosa treccia che abbiamo creato nel primo step la vado ad avvolgere sullo scignon in modo tale da dare questo effetto un po' grunge, ma come dire, fashion, ecco, se possiamo dirlo così. Infine lacca per andare a pulire i chignon e l'acconciatura in sé per sé. E ragazzi, questo è il mio look che ho pensato per questo tutorial e spero tanto che vi piaccia. Un'acconciatura super easy da creare, molto veloce, però con un impatto davvero pazzesco, molto bello. Ovviamente ragazzi, l'acconciatura va fatta dopo aver creato la piega. La piega, se volete vederla, l'ho creata nell'episodio precedente, quindi se volete dare un'occhiata lo troverete qui sopra a destra, dateci un'occhiata. Spero ragazzi che il tutorial vi sia piaciuto. Ripeto, non scoraggiatevi, perché ci ritroveremo subito, ma nella nuova serie di Clay Hairdresser, con alcuni cambiamenti, alcune news. Se sei nuovo del canale, iscriviti al canale per non perderti appunto la nuova stagione e i nuovi video, i nuovi episodi. See you soon guys, bye. Woo! Sono ancora nel bar, sono dentro il mio bar, sono ancora nel bar, sono solo nel bar, sono solo nel bar.